Siamo nel centro di Milano, Pasquale Pometto, in questo locale da quasi un anno. Era aprile dello scorso anno quando... 25 aprile quando è iniziato questa attività. In che cosa consiste il lavoro che qui fate e come lo state facendo? Niente, facciamo solo tre tipi di pizze, semplici e classiche, e consiste nel far mangiare cose buonissime, eccellenti, ma semplici. E noi abbiamo notato che praticamente tutti i giorni si creano code per venire a mangiare solo tre pizze. Forse oltre alla qualità del prodotto c'è anche qualcos'altro. È un ambiente sorridente dove anche i ragazzi che lavorano per me sono molto bravi, e quindi lavoriamo e ci divertiamo, questo è il segreto. Gianluca è uno dei dipendenti, uno di quelli che lavora in questo locale. Prima Pasquale ci ha detto che qui vi divertite, però dovete anche lavorare. Cosa vuol dire per te lavorare in un locale come questo? Penso che non c'è cosa più bella di divertirsi mentre si lavora, sostanzialmente. Noi è un po' quello che facciamo. Cerchiamo, insomma, di far divertire le persone e divertirci anche noi. È un ambiente molto, molto informale, molto gioviale. Ci piace accogliere i clienti con un ottimo benvenuto, con un prosecchino e via discorrendo. Siamo tutti giovani. E il nostro datore di lavoro in primis è molto giovane ed è lui, insomma, che ci dà la carica, lo spunto per approcciare nel modo giusto con le persone che poi vengono da tutto il mondo. E qual è il giorno della settimana in cui c'è meno gente? In realtà Via Torino è la strada più commerciale di Milano, quindi, se non d'Italia, penso. Quindi secondo me il giorno più tranquillo è la domenica, perché è il giorno di chiuso, siamo chiusi. Ah, ecco, bello, noi siamo contenti che si rispetti la domenica come giorno di riposo. Abbiamo fatto anche una campagna Libera la Domenica. E quante persone lavorano oggi in questa pizzeria? Fra di qua e di là siamo una trentina. Quali sono i requisiti importanti per un giovane che vuole lavorare con voi? Il sorriso, come prima cosa, e poi buona forza di volontà. Sicuramente è un lavoro molto serio e bisogna comportarsi, insomma, in un certo modo. Poi è chiaro che c'è spazio anche al divertimento, però ecco, serietà sicuramente e ottima educazione, perché è quello che noi trasmettiamo ai nostri clienti. E poi ecco, cordialità, conoscere le lingue, perché vengono persone da tutto il mondo, pertanto è importante questo requisito sicuramente. Abbiamo notato però che negli altri giorni in cui siete aperti, tranne il lunedì a pranzo, vi è anche un'attenzione all'accoglienza. Quando uno qui arriva viene accolto con un bicchiere di prosecco e un pezzettino di pizza. Da dove è venuta questa idea? Secondo me si è perso un passaggio, perché prima del prosecco e dell'assaggino c'è il sorriso. E quindi è più importante come per l'accoglienza. Un grazie a Pasquale Pometto e auguri davvero, perché questa logica dell'accoglienza, della qualità, possa diffondersi anche in altri luoghi. Ovviamente tutto ciò non è una cosa che è facile, ci vuole esperienza e passione, perché senza passione si va poco lontano.